Buongiorno a tutti e bentornati nella cucina di Imperia TV. C'è qua già Renato che spignatta. Che cosa prepari di buono ciao, oggi? Grazie, buona giornata. Volevo fare due gamberi flambati con un po' di brandy su della insalatina belga fatta che hai già messo in padella con un filo d'olio. Così. Ricordo sempre e porta la linea sapori dintorni di Conad. Esatto. È una linea particolare perché è quella linea che Conad ha creato apposta per dare spazio ai piccoli produttori e portare nella nostra tavola i prodotti di tutte le regioni dell'Italia. L'altra padella metti di nuovo un po' d'olio e aggiungiamo i gamberi. Aggiungiamo i gamberi. Adesso lasciamo un attimo che questo qua si riposi un attimo. Facciamo andare, mi sposto sempre. Non perché... ti spostare, no, rimani qua. Stammi vicino che mi fai mia. Okay. Mi fai sentire. Quanti ne mettiamo di questi gamberi? Non lo so. Questi li abbiamo già sbucciati. Mettiamone 3, 5, 7. Grazie per aver chiesto un consulto che poi hai seguito. Ma perché sono troppo buoni, capisci? Se vuoi puoi mettere anche di più. Ne metto ancora uno, io non ti ho preso, non ti ho preso. Ne metti ancora uno. Ti sembrerà che ti ho preso. Flambati, scusa, cosa sta a significare esattamente? Cosa adesso ti faccio vedere come li flambo, Adesso fammeli prima, fammeli almeno. Ah, aggiungi un po' di burro. Sì, un po' di burro. Grazie Giovanna. Poi andiamo a mettere un po' di pepe, perché un po' di pepe ci vuole. Sì. Ho dimenticato il macinapepe e oggi sarà usiamo così. Usiamo questo qui già fino. Il sale l'hai già messo? Sì, l'ho messo. Sì, l'ho messo il mio sale. Ci siamo dorati, questi vanno benissimo, questo va già bene, vedi? Questi sono pronti. Questi va bene così. Quindi ancora una girata. E vanno bene così. Giovanna, che vino abbiniamo questo piatto di pesce? L'ormeasco di Formaggio Chactra è un vino rosato ottenuto dal 100% di uve ormeasco, laddove le bucce vengono lasciate a contatto solo per poco tempo, dopodiché vengono tolte, da qui il nome. È un vino molto fresco, fragrante e si abbina molto bene con tutti i piatti di pesce, in questo caso anche ai nostri gamberi al cognac. Grazie Giovanna. A voi. Ringraziamo sempre la tenuta Maffone che ci ha offerto questi vini. A questo punto. Un po' di vino. No, ah no, cos'è? Brandy. Un po' di brandy. E tanto per gradire facciamo così. Oh, mio Dio, mi devi avvertire di questo. Sì, sta buono. Ecco, hai visto che bella bagnetta che c'ha? Via, finito. Vuole anche darmi fuoco, capito? Mi vuoi proprio bene, Oggi è l'aggiornatore. Mi vuole bene sta ragazza. Oggi sono un po' acida Renata, hai notato? Come mai? Ma non lo so. È la luna che ti è entrata nel segno. Giornata è entrata la c'è luna. Il segno opposto oggi. Saturno con. Cioè... Beh, se c'hai Saturno va bene. Saturno contro. Se c'hai Saturno va bene. Ma c'era contro, Vabbè, ma è sempre Saturno. Ma è sempre lì comunque. È sempre Saturno, C'era anche prima lui. Allora, quindi hai usato la belga come letto. Come letto, esatto. Mettiamo sopra tutti i bei gamberi. Eccoli. Uno per uno. E poi verserai la salsina che si è creata sopra. Che si è creata sopra. E poi andiamo a mettere appena. Sì. Di aceto balsamico. Aia, qui continua a andare. Vedi che bella salsina che ha fatto. Si sente anche profumo. Profumo buonissimo. Ah, è pronto. L'aceto balsamico lo metti proprio sopra oppure lo... Lo metto a parte, però questo non è aceto balsamico, è proprio quella grassa alla frutta, sai? Sì. Che è la più dolciastra e quindi le mettiamo un po' qua che se ne vuoi te lo prendi. E poi tanto per fare un po' di rabigo facciamo così. Per fare il piatto più artistico. Sì, per fare un po'. Ecco qua. Cosa dite? Benissimo. Bello, siamo profumato. Così? Pronto 10 minuti. Io dico minuti. Di sì. Dai. Va benissimo, metti vicino il suo vino. Il suo Chactra, che è una meraviglia questo Chactra. Ecco qua. E buon appetito a tutti.